cui si aspetta della violazione della concorrenza e delle regole procedimentali connesse ad una corretta aggiudicazione della gara. Evidenziato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato le irregolarità precedentemente rilevate che si riassumono nel seguito. Violazione della concorrenza. Comef non era in possesso di tutte le attestazioni richieste dal bando per comprovare i requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e la categoria prevalente, ossia OS 16, definita prevalente e non scorporabile, non avrebbe potuto formare oggetto di subappalto. Nel bando vengono richieste esperienze pregresse non in linea con l'oggetto del bando stesso. La documentazione di gara difetta delle definizioni dei necessari requisiti in ordine all'affidamento del servizio di progettazione. Poi, violazione del principio di economicità. L'offerta effettuata dall'operatore economico o aggiudicatario per una potenza inferiore pari a 8,25 MW altera indubbiamente il rapporto tra prestazione offerta e costo, a svantaggio della stazione appaltante. Tale circostanza avrebbe dovuto determinare non l'aggiudicazione, bensì l'esclusione del concorrente per difformità dell'offerta rispetto alla prestazione richiesta. In merito ai valori della potenza elettrica della turbina e della produzione di energia termica, permane un oggettivo contrasto nelle indicazioni offerte al mercato, contrasto che avrebbe dovuto essere chiarito dalla stazione appaltante con forme idonee prima di procedere ulteriormente nelle operazioni di gara. Ergato il procedimento di valutazione dell'offerta pervenuta, tale da produrre svantaggi alla stazione appaltante e non in grado di determinare la qualità della prestazione offerta a causa della mancata attribuzione dei punteggi. La mancanza di un simile procedimento di valutazione dell'offerta determina un vizio dell'intero procedimento di evidenza pubblica. L'acquisizione del 10% del capitale di Via Gestione SPA da parte di Comef è stata aggiudicata nonostante la concorrente, contrariamente a quanto previsto dal punto 14 del disciplinare, non avesse effettuato un'offerta in aumento. La gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla sostituzione del turbogeneratore dell'inceneritore, indetta dalla Via Gestione SPA in un secondo momento per un valore di circa 360.000 euro, risulta sprovvista di adeguata motivazione essendo i servizi in oggetto già inclusi tra le prestazioni aggiudicate alla Comef SRL. Violazione del procedimento di gara. Violazione delle norme relative alle nomine dei commissari di gara. Considerato che l'ANAC ha deliberato la non conformità della procedura aperta per la sezione del socio privato di minoranza della società Via Gestione SPA 8.2 ai principi di concorrenza ed economicità di quell'articolo 2 del decreto legislativo 163/2006, applicabile grazie nel temporis per tutto quanto sopra diffusamente illustrato. La non conformità del procedimento di gara alla normativa applicabile in ragione della duplice violazione dell'articolo 84 del decreto legislativo 163/2016, sia in relazione alla nomina del gruppo in qualità di semplice componente della commissione di gara, sia in relazione all'ulteriore nomina, sempre in qualità di componente, di un altro soggetto, già redattore dello studio di fattibilità posto a base di gara. Invita pertanto a valutare alla luce degli esiti dell'istruttoria il rigore dei presupposti per un eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti assunti, compatibilmente con lo stato del procedimento e i principi di economicità. Invita pertanto a porre in essere ogni intervento risolutorio delle distorsioni riscontrate, compatibilmente con lo stato del procedimento e i principi di economicità, valutando agli esiti conclusivi dell'istruttoria di ricorrere dei presupposti per un eventuale annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21 nonies legge 241/1990 dei provvedimenti assunti, già manifestata nelle richiamate memorie difensive. Valutato infine che la consegna dei lavori alla ditta Comef SRL, come precisato nella citata delibera ANAC, è stata effettuata in data 8 luglio 2015, pertanto il termine massimo di 18 mesi per l'annullamento dei provvedimenti in autotutela, ai sensi dell'articolo 21 nonies, legge 241/1990, scadrà a gennaio 2017. Il Consiglio Comunale invita il Sindaco a richiedere le dimissioni del Presidente e del Consiglio di Amministrazione di Brianza Energia Ambiente SPA,
del direttore generale di Brianza Energia Ambiente S.p.A. richiede la convocazione urgente di un'assemblea dei soci PEA per proporre di adottare in via di autotutela un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione della gara per i servizi di ingegneria indetta da PEA Gestione S.p.A. proporre di adottare in via di autotutela un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione dell'8-2 della gara in oggetto. 3. Porre in essere ogni azione legale volta a verificare la sussistenza di responsabilità civili e penali dei soggetti parti attivi della gara doppio oggetto e l'eventuale danno erariale cagionato dal loro operato per il caso fosse ravvisato. Revocare tutti i servizi affidati direttamente a PEA Gestione S.p.A. in considerazione del fatto che PEA Gestione S.p.A., come chiarito da ANAC, a causa di vizi rilevati nel procedimento di gara non risulta essere una società mista in grado di ricevere affidamenti diretti. Costruire una commissione d'inchiesta, eventualmente anche di carattere sovracomunale, coinvolgendo gli altri comuni soci di PEA disponibili, per verificare la regolarità di tutti i bandi e gli affidamenti espletati da Brianza Energia Ambiente S.p.A. e da PEA Gestione S.p.A. negli ultimi 3 anni. Relazionare entro 30 giorni al Consiglio Comunale circa l'adozione delle iniziative richieste. Ragionare sul fatto che ci possa essere un'alternativa e
che vadano alternative più sostenibili, per cui alternative che non sono mai state tra l'altro discusse in questo consiglio comunale. Quindi alcuni consiglieri che adesso sono appena iniziato questo percorso con questa nuova amministrazione probabilmente magari non hanno avuto modo di seguire tutte queste fasi, e per cui credo che sia importante dal punto di vista anche di avere una garanzia di poter ricoprire il vostro ruolo nel modo più corretto e di non prendere decisioni affrettate, di non rischiare comunque di in un futuro, insomma, di aver agito per troppa fretta. Credo che sia veramente importante cercare di fermarsi un attimo e ripartire un po' con tutto il discorso. Questo è un discorso più generale che va anche al di là dell'aspetto puramente tecnico dell'ordine del giorno. Però, insomma, credo che sia una cosa abbastanza, un discorso collegato che non sia, che non si possa fare a meno, insomma, di ripartire appunto con una, e quindi sospendere appunto anche il discorso dell'estensione del teleriscaldamento. Adesso è una notizia che siamo tutti a conoscenza recentemente, adesso non so che stato sia questo tipo di attività, questo tipo di percorso del prolungamento del teleriscaldamento, però credo che ci siano tutte le siano realizzate tutte le criticità per poter ragionare e sospendere, insomma, questo ogni lavoro su questa linea di teleriscaldamento. Quindi non so, siamo contenti che innanzitutto questo ordine del giorno scritto da Movimento 5 Stelle sia stato sottoscritto anche dalla Lega, e per cui speriamo che sia l'inizio di un percorso più condiviso su questo tema, visto che comunque nella precedente amministrazione non si è riusciti a lavorare